ragazzi, sono Golfina Golfetta. Anche oggi siamo qui con un nuovo tutorial per la realizzazione di Shocky Band Bitfusion. Oggi andremo a realizzare la simpatica scritta One Up di Super Mario. Prendiamo il nostro nero e andiamo a mettere 4 bits neri. Lasciamo uno spazio e ne metteremo 2. Lasciamo uno spazio e mettiamo di nuovo 4 come di là. Mettiamo 5 in verticale qui sopra, neri. Ci spostiamo di uno e mettiamo uno a fianco. 3 totali qua sopra in verticale. Mettiamo un bit a fianco e ne mettiamo un altro qui sopra. Ne mettiamo altri qui a fianco. Dobbiamo arrivare a riempire tutta la fila spostandoci di uno rispetto a quello sotto. Quindi andremo a riempire una fila, dovrà essere da 13 bit neri. Ci allarghiamo all'esterno di uno sotto e ripetiamo un'altra volta la stessa cosa. Ne mettiamo un altro sotto a quello di prima, andiamo a metterne un altro qui e un altro più sotto, un altro qui a fianco e chiudiamo con un altro qui sotto. Adesso andiamo a riempire questa fila qui fino a sopra. Lasciamo uno spazio e mettiamo in verticale 5 bits neri e qui lasciamo di uno, chiudiamo la nostra U. Qui sotto ne mettiamo un altro e sopra quello che abbiamo appena messo riempiamo la nostra fila. Per finire con il nostro nero andremo a mettere qui 2 bits centrali che daranno la forma della P. Con il nero abbiamo finito, prendiamo il nostro bianco, mettiamo un bit qui, uno qui e uno qui, e anche con il bianco abbiamo finito. Adesso dobbiamo solo andare a riempire tutto con il nostro giallino. Mettiamo il nostro ultimo bit ed ecco che la nostra scritta è finita, non ci resta che andarla a stirare. Ed ecco qui la nostra scritta finita. Ok, anche per questo video è tutto. Ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti!